Si chiamava Vadim Boiko, pensate che era un colonnello russo il quale è stato ritrovato privo di vita, morto, colpito con colpi d'arma da fuoco proprio nel suo petto. Aveva 44 anni di età, è stato ritrovato privo di vita nel suo ufficio a Vladivostok, nella prigione di Primorsky, ubicata nella parte più orientale della Russia e in confine con la Cina e la Corea del Nord. È stato anche ex capo della Malakoff Pacific, era un personaggio abbastanza centrale nell'ambito della politica russa e purtroppo si è spento. Qualcuno azzarda con motivi misteriosi. Eppure, secondo la Russia, o meglio secondo il Cremlino, l'uomo avrebbe compiuto il suicidio. Fatto sta che non c'è più, è passato idealmente parlando a miglior vita, a miglior esistenza. Ci sono ormai tante morti in Russia, questa è una delle tante che si aggiunge a quelle che già ci sono state. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube, Vadim Boiko, che tu possa riposare in pace. Amen.